Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora siamo qui con la seconda parte della trasmissione e prima di iniziare la trasmissione vorrei dare alcune spiegazioni, diciamo, su cosa è successo verso la fine della prima trasmissione. E, allora, è venuta la signora, la sorella di Franco Cararo, e era venuta semplicemente perché la trasmissione gli era piaciuta e gli interessava alcune informazioni. Io ero appena venuto fuori, diciamo così, dalla concentrazione della lettura, non ho capito le sue intenzioni, ero qui da solo, non l'ho trattata molto bene, diciamo così, anzi, e lei se n'è andata via molto arrabbiata, diciamo così, del mio atteggiamento. Io paura che fosse venuta per dire altre cose diverse, invece era venuta soltanto perché gli è piaciuta la trasmissione e gli interessava approfondire alcuni passi. Adesso il qui pro quo è nato un po' per il tipo di trasmissione che faccio e per le persone che di solito vengono, e non avevo capito né le sue intenzioni né quello che lei voleva, ecco, per cui c'è stato questo disguido, ma l'importante è che non ci fosse niente di grave. L'unica cosa che mi dispiace era che chiaramente un dialogo che poteva essere non è stato, perché io qui da solo non sono riuscito a comprendere immediatamente le intenzioni che aveva e gli interessi di cui era portatrice, e questo me ne dispiace. Cercherò di rimediare se un giorno avrò occasione o possibilità, insomma. Tutto qua, non è successo assolutamente niente oltre a questo, e questa è la cosa più importante. Detto questo, vi ricordo che questa sera alle ore 21 ci troviamo a Montegrotto, in via Aureliana, al pub Imbolc. Quelli che verranno naturalmente, quelli che non hanno voglia, faremo quattro chiacchiere insieme a ruota libera, senza nessun schema, mangiandoci e bevendoci qualcosa e parlando delle cose che abbiamo di cui abbiamo necessità di parlare. E naturalmente questo incontro è aperto un po' a tutti i pagani del Veneto, soprattutto i pagani che vogliono partecipare, i vicani, chi è interessato a questo tipo di tematiche. Invece, e questo è per stasera alle ore 21 a Montegrotto presso il pub Imbolc. L'unica cosa che vorrei sapere è che quando qualcuno gli serve dei contenitori di foglie di informazioni li mette sempre alla fine, mai all'inizio, e questo sono io che lo faccio, no? Bene, invece sabato ci troviamo a Saonara, Padova, alla scuola media di Villa Tora, via Don Milani. Dice Francesco nel comunicato che ha fatto che via Don Milani, cioè Villa Tora di Saonara, si trova vicinissimo all'uscita di Padova, zona industriale dell'autostrada Padova-Bologna, e ci troviamo per un incontro, una conferenza, diciamo così, sul libro che ha scritto, di Laura Rangoni, che presenta il suo libro La magia dei Celti. L'edizione Xenia, Laura Rangoni ha già pubblicato dei libri attraverso l'edizione Xenia e presenterà il suo libro all'interno di quel ciclo di conferenze che avviene all'auditorium delle scuole medie di Villa Tora. Villa Tora di Saonara, Padova, in via Don Milani. L'appuntamento è per le ore 21, per cui arrivate un 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, e Laura Rangoni ci presenterà il suo libro, che dal titolo La magia dei Celti. Insieme alla conferenza di Laura Rangoni verrà lasciato uno spazio anche per Pierfavaro Trevisan, che illustrerà il suo libro Reitia, Dea dei Veneti, ed è uno studio che Trevisan ha fatto rispetto a Reitia e rispetto alla relazione che ha avuto questa divinità con gli antichi veneti.
fra le altre cose dice: allora significa che i Veneti sono un popolo perseguitati dalla circostanza, perché in Europa ci sono ben 7 popoli con un nome venetico: Veneti dell'Adriatico, Veneti di Paflagonia, Pelagoni della Macedonia, Reti della Retia, Vindeci della Retia Secunda, Baviera, e Veneti di Bretagna, Wendi del Baltico. Puro capriccio del caso, quasi tutti hanno il culto del cavallo, sono navigatori e commercianti d'ambra. In quasi tutte le sedi venete, a differenza del resto d'Europa, c'è una divinità somma di tipo femminile. Nel Veneto c'è Reitia, lo stesso nella Reitia e nella Retia Secunda. Nel Baltico, tra Germania e Polonia, le tribù Vendi hanno la somma Dea Razivia. Infine Strabon conferma l'assorbimento del culto di Cibele in Paflagonia. Ebbene, Cibele era chiamata Rea e nella vicina isola di Samotracia c'era la dea Retia, compagna del dio nordico Apollo. Da Retia a Reitia il passo è breve. E questo fa parte... il libro, dice sempre Francesco nel suo comunicato, è titolato Iliade svelata, perché Agamennone, colui che pose l'assedio a Troia, aveva un figlio di nome Pelope. A memoria del nonno Pelope, che regnò in Paflagonia ed ebbe la reggia di Enete sul Mar Nero, esiste la leggenda precedente l'Iliade di una guerra fra il padre di Pelope e i troiani. Questa volta la guerra non fu scatenata dal ratto della donna più bella del mondo, Elena, ma visti i gusti un po' particolari del padre di Pelope, dal ratto del più bello dei mortali, Ganimede. Ilo, fondatore di Troia e fratello di Ganimede, alquanto irritato, scacciò Pelope e tutto il suo popolo dalle loro terre. Pelope si rifugiò nel Peloponneso e da lì proseguì verso l'oceano occidentale. Suo figlio Atreo, invece, preferì fermarsi a Micene, dove fece fortuna e diede la luce a Agamennone. Agamennone aveva anche una figlia di nome Elettra, che significava ambra. Esiodo, Erodoto e Apollonio Rodio dicono che gli Achei, il popolo di Agamennone, veniva dalla zona del fiume Ridano, Po, da dove portavano l'ambra presa nel Baltico. Fatalità, il culto acheo dei roghi votivi e dei banchetti votivi è perfettamente identico a quello dei Veneti di Este. Del resto, Omero nell'Iliade chiama elleni, cioè greci, solamente gli uomini di Achille, e Achille notoriamente tradì Agamennone. Il vero protagonista dell'Iliade è invece Ulisse, l'iniziato ai misteri. Solo lui supera con ingegno i nodi enunciati dagli oracoli, quali condizione imprescindibile per la caduta della città, prima fra tutte il ritrovamento dell'osso di Pelope. E questa è una presentazione che Francesco ha mandato in internet, relativa al libro di Reitia, Dea dei Veneti, di Pierfavero Trevisan, che verrà presentato insieme alla conferenza di Laura Rangoni, che presenterà la magia dei Celti. Dunque una serata, sabato 10 febbraio, all'insegna di concezioni pagane, di ricerche sul paganesimo, di ricerche sulla vita delle persone e dei popoli, che bene o male, anche se fatte da due punti di vista diversi, vanno ad integrare quella che è la visione generale, la ricerca che i pagani attuali stanno facendo in relazione a quello che è la vita, in quello che è la concezione dell'esistenza umana, quello che è il divenire degli dei e la ricostruzione delle antiche religioni. E questa è una ricerca che è assolutamente originale, sia quella di Laura Rangoni sia quella di Trevisan, che arricchiscono comunque il quadro generale su cui si muove il paganesimo nazionale. Detto questo, andiamo avanti. Allora, l'appuntamento è per 10 febbraio alle ore 21 presso la scuola media di Villa Tora di Saonara, Padova, in via Don Milani. Oltre a questo, naturalmente, c'è il rito del giorno pagano della memoria, che verrà celebrato
verrà celebrato come rito religioso il 24 marzo con un fuoco che verrà acceso alle ore 18 circa e con una cerimonia religiosa abbastanza semplice che ricorda sia lo schema delle cerimonie religiose della Federazione Pagana sia richiama nei riti e negli inni quello che è stato il tempo antico e la necessità di riaccendere il fuoco come bisogno della conoscenza, come bisogno di reinterazione fra l'uomo e il mondo e l'uomo e la natura. Non più l'uomo dunque padrone della natura, ma la natura che fra le altre cose ha generato anche l'uomo, di cui l'uomo torna al suo interno e diventa il protagonista. Un protagonista che è stato allontanato dalla natura nell'ultima peggiore delle espressioni dal cristianesimo, dal monoteismo, e allontanato al punto tale da vedere la natura estranea, ma addirittura l'uomo estraneo all'uomo, cioè l'uomo estraneo alla società nella quale vive. Una società che da una società aperta, cioè una società aperta ai bisogni umani, è diventata una società estranea sulla quale veniva imposta la morale, sulla quale veniva imposto il modo di comportarsi proprio del cristianesimo. E da una società di orrore, una società di morte imposta dal cristianesimo sugli uomini, ha visto prima una serie di uomini, una serie di società a resistere e piegarsi soltanto alla violenza e alla forza bruta, e in un secondo tempo ha visto la nascita di numerosi eroi, tanto vale usare i nomi più semplici, tipo Giordano Bruno, tipo Ficino, tipo Pomponazzi, tipo Galileo, tipo Giulio Cesare Vanini, se vogliamo farne alcuni, ma ne potremmo fare milioni e milioni di nomi, tant'è che potremmo riempire centinaia di migliaia di chilometri quadrati di lapidi, tanti sono i nomi delle persone che hanno aiutato a uscire fuori dall'orrore cristiano, e altrettanti moltiplicati al quadrato sarebbero le lapidi di tutti coloro i cui nomi sono sconosciuti perché erano numeri da macellare, da massacrare ad opera dei cristiani, e che se li possiamo ricordare, li possiamo ricordare solo perché la loro esistenza ha mosso il mare emozionale nel quale noi siamo vissuti, e le loro azioni, anche se ne abbiamo dimenticati i nomi, noi le sentiamo proprio come un peso, proprio come effetto, proprio come stimolazione all'interno della vita, all'interno delle emozioni degli uomini. Pertanto non sarà mai abbastanza ricordare ciò che è stato e come è avvenuto ciò che è stato e come impedire che ciò che è stato si ripeta. E il giorno pagano della memoria ha questa funzione, cioè ricordare quello che è stato il genocidio gratuito, la distruzione dell'uomo, proprio perché questa non si ripeti mai più. Ora, questi sono dunque gli appuntamenti che andiamo ad affrontare. Ora, la trasmissione di questa sera riprende il discorso rispetto alla percezione extrasensoriale. Percezione extrasensoriale, che è il discorso sulla percezione che da ormai un paio di mesi sto facendo per le trasmissioni radiofoniche di Radio Gamma 5, che poi vanno, vi ricordo, in diretta, vengono ritrasmesse su internet ed è possibile anche ascoltarle in diretta su internet. E vi ricordo sempre che Franco sta caricando tutto l'archivio su internet, tant'è che in questo momento è disponibile in formato MP3 sull'archivio che ha fatto Franco su www.federazionepagana.com. Comunque cercate Radio Pagana e la trovate più facilmente attraverso Google. È disponibile il 2002, cioè tutte le trasmissioni radiofoniche del 2002, tutte le trasmissioni radiofoniche del 2003, tutte le trasmissioni radiofoniche del 2004, tutte le trasmissioni radiofoniche del 2005, tutte le trasmissioni radiofoniche del 2006, tutte le trasmissioni radiofoniche del 2007. Praticamente il 2002 dovrebbe essere quasi completo,
ci sono 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ci sono praticamente 5 anni e mezzo quasi, cioè 5 anni qualcosa di trasmissioni radiofoniche di 2 ore e mezzo alla settimana per 52 settimane all'anno, tutte caricate in archivio. In archivio Federazione Pagana, archivio trasmissioni, e oltretutto sta facendo un altro lavoro Franco nell'archivio, a ogni trasmissione sta scrivendo tutti i temi che sono stati trattati nelle varie trasmissioni, per cui se avete necessità di trovare un tema trattato nelle trasmissioni che lo avete perso, che non avete sentito o che vi interessava, ve lo potete scaricare dall'archivio della Federazione Pagana. Un'altra cosa che sta facendo, non solo sta scrivendo, anche cioè sta presentando l'archivio con il contenuto delle varie trasmissioni, ma sta anche mettendo tutti i link ai temi trattati nelle trasmissioni che hanno delle pagine web. Per cui, la trasmissione di oggi, per esempio, avrà anche l'indirizzo alle pagine web di cui vi ho fatto lettura, tipo solo la morte e la felicità. Il concetto di resurrezione nelle antiche religioni, voi vi metterà il link per cui ve lo potete andare in formato MP3 e scaricarvelo. Pertanto ci sono 5 anni e mezzo di trasmissioni magia, stregoneria e paganesimo caricate su internet. Tanto per dire, lo strumento internet sta effettivamente funzionando e anche piuttosto bene. Cioè io seguo continuamente gli arrivi e quante persone stanno scaricando le pagine, e in questo momento fate conto che la media dei primi giorni di febbraio sta continuando la media di tutto gennaio, e arrivano circa 200 persone al giorno sul sito che scaricano 500-600 pagine al giorno per oltre 1000-1200 accessi tutti i giorni, per cui è un livello di interesse anche a livello nazionale, anche a livello internazionale, di quello che stiamo facendo, che è in crescita continua. Cioè quello che era un grande livello dell'anno scorso, quest'anno è stato ampiamente superato, e quello dell'anno prima, che era un grande livello, era già stato ampiamente superato l'anno scorso. Cioè abbiamo uno sviluppo che è altissimo, proprio di interesse e di diffusione del pensiero pagano. Questo vi ricordo sempre, il sito centrale è www.federazionepagana.it. Da quel sito potete passare su tutti gli altri siti, cioè i siti più vecchi su cui avevo già caricato documenti, potete passare al sito della Radio Pagana, potete passare su tutti gli altri siti che sono stati linkati di volta in volta. E torno a ripetere, effettivamente abbiamo visto in questi anni, dal 1999 in poi, lo sviluppo di quello che è stato lo strumento internet, e abbiamo visto proprio lo sviluppo dell'interesse che le persone hanno avuto anche attraverso internet delle pagine. Non so che dire, anche perché c'è un altro dato in questi giorni. Diciamo che dal 1 febbraio fino a stamattina sono arrivati nel sito www.federazionepagana.it circa 1100-1200 persone, una cosa del genere, e di queste oltre 600-650 persone hanno ritenuto importante di mettere alcune pagine fra i loro preferiti. Cioè in pratica sono persone che hanno messo fra i loro preferiti alcune pagine della Federazione Pagana, ripromettendosi di ritornarci o di riscaricarsene. Il dato di quante pagine vengono messe fra i preferiti è un dato che dimostra l'interesse che c'è fra i visitatori del sito internet. Per cui non so quante persone siano abituate a girare per internet che ci stanno ascoltando in questo momento, però ogni volta che voi vi segnate fra i preferiti un sito significa che ve lo sottolineate a futura memoria, significa che per voi comunque, al di là dell'uso che ne farete, è importante. E comunque si tratta circa 650 persone nel giro di 7 giorni, insomma. Va bene,
Allora, continuiamo il discorso sulla percezione, no? La selezione dei fenomeni, la percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. È un discorso che abbiamo iniziato ancora qualche mese fa e siamo partiti dalla nascita, come si selezionano i fenomeni, come si seleziona la nostra capacità di selezionare i fenomeni del mondo, è perché spesso molti fenomeni del mondo noi li ignoriamo o per noi non esistono. E alla fine abbiamo scoperto che selezioniamo anche la nostra capacità di selezione, al punto tale che quella che è la parte della ragione, la corteccia cerebrale, arriva a un certo punto ad impossessarsi di tutte le altre facoltà che invece sono altrettanto importanti. In una trasmissione abbiamo parlato sempre della percezione extrasensoriale, abbiamo parlato come nella formazione del feto l'empatia, che è la base, il fondamento della percezione dell'individuo, subisce come sovrapposizione il tatto e in un secondo momento subisce la sovrapposizione della vista. Ora, se la vista tende ad occupare tutte le parti della percezione del nostro cervello, chiaramente il tatto ha la sua parte, e lo stesso vale per l'empatia, cioè per le assonanze, per la sincronicità che noi abbiamo col mondo in cui viviamo. Ora, se la tutto tende a riassumere nei sensi nostri, nella ragione, tutto tende a riassumersi nella vista, quello che si riassume nella vista spesso appartiene al tatto, spesso appartiene all'empatia. E quando noi perdiamo il controllo della ragione, cioè perdiamo la capacità della ragione di controllare i nostri sensi, spesso ci appaiono immagini, abbiamo la sensazione di visioni che non sono formate attraverso ciò che abbiamo visto in passato, ma sono formate attraverso sensazioni tattili e sono formate attraverso sensazioni empatiche. Quando le visioni che abbiamo sono formate attraverso sensazioni empatiche, e non contateci se non siete addestrati, si tratta di vere e proprie visioni di ciò che è sconosciuto alla ragione. Cioè, si tratta effettivamente di percezioni della realtà che ci circonda in maniera diversa, che però questa realtà che ci circonda noi la rappresentiamo attraverso la visione, attraverso quei simboli che sono simili a ciò che noi percepiamo attraverso le nostre emozioni. Ed è importantissimo che noi riusciamo a ricordarci questo, perché quando noi alteriamo la percezione, entriamo in percezione alterata, spesso non facciamo altro che riprodurre ciò che percepiamo in visione. Però spesso, quando noi subiamo allucinazioni, le trasformiamo in visioni, per cui non sapremo mai se è percezione alterata o allucinazioni, se noi non abbiamo una grande disciplina del nostro intento e di ciò che noi vogliamo vedere. Ma l'argomento di oggi tratta il livello di percezione empatica attraverso quella che normalmente viene definita la telepatia. Che cos'è la telepatia? È la trasmissione ad altri di comunicazione attraverso segnali non verbali. Comunicazione ad altri attraverso segnali non verbali che vengono tradotti dalle persone in parole e in significati che dopo recitano. Pertanto la telepatia non è il fatto che io penso, non so, al pianeta Terra e tu riesci a leggermi nel pensiero che io sto pensando al pianeta Terra. Non è questo la telepatia. La telepatia è la trasmissione di emozioni a livello profondo che possono salire a livello di parole nella mia mente, ma non necessariamente salgono a livello di parole della mia mente. Cioè, non si leggono le parole della mente, ma si leggono le emozioni e ciò che si vuol trasmettere. L'altro, chi ci sta di fronte, legge le emozioni, legge le azioni, legge i segnali non verbali,
non legge le parole che abbiamo nella mente. La telepatia non è leggere le parole nella mente o le immagini della mente, ma è la trasmissione emotiva attraverso sensazioni empatiche che noi trasmettiamo nel mondo e che all'interno degli uomini, specialmente uomini e donne che sono vissute nello stesso contesto culturale, riescono ad afferrare e a capire al di là della comunicazione verbale. Ricordiamoci attentamente questo, se no non riusciamo a capire che cos'è la telepatia. E questo oggetto della telepatia è un oggetto che viene studiato a livello scientifico per riuscire a comprenderne i meccanismi. La scienza ha sempre snobbato quello che erano le affermazioni della stregoneria. Ultimamente lo sta studiando sempre di più perché ha bisogno di nuove frontiere e di capire come funziona l'uomo. Però mentre la scienza parte dal meccanismo per dedurre cosa succede, la stregoneria interessa produrre ciò che succede, che è importante. Cioè, a me non mi interessa che la scienza mi dica che io ho un cervello nello stomaco, scopre che ho un cervello nello stomaco. A me mi interessa sapere che attraverso lo stomaco riuscivo a sentire gli oggetti e riuscivo a capire anche gli oggetti in relazione a me stesso. Cazzo, allora come succedeva sta roba? Per me era un atto di magia e lo è tuttora. Infatti quasi nessuno riesce a usare il cervello nello stomaco. Però la scienza dice, guarda, non è proprio così, esiste un cervello nello stomaco, per cui è vero che tu senti queste cose, ma non è che le senti perché ti cadono dal cielo, le senti perché hai uno strumento dentro. Grazie scienza che me lo hai detto, però questo me l'hai detto l'anno scorso, nel 2005, ma io queste cose le sapevo 20 anni fa, 30 anni fa. Grazie di avermi detto che c'è un cervello nello stomaco, ma a me non è che mi interessa sapere come è fatto il mio stomaco, cioè interessa la medicina, ma non a me. A me mi interessa sapere come uso questa facoltà al meglio, come la sviluppo, come mi relaziono col mondo attraverso il cervello del mio stomaco. Questo mi interessa. Dopo la scienza può dire quello che scopre, sono affari suoi. Parliamo ora di questa comunicazione telepatica. In questo contesto che si inserisce la capacità di relazione empatica del soggetto con il mondo che lo circonda. Ricordo che il testo è all'interno di altri testi. Non relazione fra le persone, la relazione fra le persone non è una relazione verbale. Spesso ci si stupisce che quello che accade nelle relazioni fra le persone, molte decisioni che vengono prese non appartengono alla conoscenza descritta, ma alla percezione di elementi che provengono dalle persone e che non siamo in grado di spiegare. È il caso della relazione empatica che si instaura con le persone quando stiamo parlando con loro. Le parole portano dei messaggi verbali. Ma la persona che parla trasmette tutta una serie di messaggi non verbali che ci consentono di comprendere il senso di quello che dice. Mentre in un testo scritto dobbiamo mettere attenzione sul significato delle parole, durante una comunicazione viso a viso possiamo sorvolare sul senso delle parole per afferrare il messaggio che viene comunicato mediante il tono della voce, le espressioni mimiche, eccetera. Il flusso emotivo che colui che parla comunica. In questo trattato, per quanto è possibile, ho ignorato i rapporti sessuali affettivi fra le persone, in quanto la comunicazione empatica relativa alla struttura emotiva dell'individuo durante le relazioni sessuali affettive ha sempre il sopravvento sull'analisi razionale e le persone individuano immediatamente il magico nella relazione sesso-affettiva. La scienza, negli studi neurologici, scopre che innamorarsi equivale ad impazzire con tutta quella somma di illusioni, allucinazioni, stati d'ansia emotiva che comporta nel cervello umano. Innamorarsi è una situazione specifica, determinata e limitata all'interno dell'insieme delle relazioni umane. Tutte le relazioni umane sono atti di magia, nei quali l'individuo scopre aspetti sconosciuti alla sua ragione e alla sua capacità di verbalizzare la descrizione del mondo in cui vive. Quando ci si innamora, l'altro, l'oggetto di cui ci innamoriamo, sparisce.
nel senso che sparisce ciò che pensa, sparisce le sue idee, sparisce il suo modo di porsi avanti al mondo, sparisce gran parte della descrizione dell'individuo, resta l'individuo in sé, la sua carica emotiva che si rivolge verso di noi e che noi rivolgiamo a lui. Ecco, l'impazzimento non è altro che la negazione, cioè dell'evidenza, cioè l'altro non è bello, fisicamente è brutto, ma sono talmente innamorato che lo vedo come la più bella persona di sto mondo. Cioè praticamente annullo tutta la mia capacità critica perché mi sono innamorato. E anticamente, non molto, nel Medioevo si diceva fra i toscani che c'era uno spirito che si chiamava mente, il quale era il nemico degli innamorati. E adesso il nome esatto di quello spirito non me lo ricordo sinceramente, ma la radice era quella di mens, era quella di Minerva, era quella della la mente razionale. Bene, la mente razionale è la nemica degli innamorati, perché nessuno farà mai l'analisi scientifica, l'analisi comportamentale o l'analisi psicologica della persona che si è innamorato. L'innamoramento distrugge ogni barriera. Magari dopo qualche anno, o dopo un tempo che non siamo più innamorati, magari ci accorgiamo dei difetti che c'erano, no? Però quando siamo innamorati, quei difetti spariscono. Ed è la persona in sé che piace, non la persona descritta, la persona in relazione al mondo. E anticamente appunto c'era il concetto che la mente è nemica degli innamorati, è nemica dei fidanzati, perché la mente fa vedere i difetti quando l'amore li cancella completamente. Si tratta di comprendere la comunicazione telepatica che abbiamo con gli individui con cui viviamo. La comunicazione telepatica viene normalmente ignorata, in quanto l'assonanza emotiva fra più persone viene favorita con gli equilibri interpersonali che si stabilizzano durante la crescita. Viene fissata nei metodi e modi con cui viene veicolata dalle tradizioni culturali. Tanto più sono lontane le culture in cui i soggetti che comunicano, e tanto maggiore deve essere il carico emotivo per trasmettere ciò che non è verbale. Sicché più le culture sono distanti, e maggiore deve essere la precisione con la quale si usa il linguaggio verbale. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato l'importanza della telepatia nella comunicazione viso a viso. Dalla Repubblica del 2 febbraio 2002, New York. La capacità di leggere, il leggere è fra virgolette, i pensieri altrui, è dovuta a precise zone del cervello, localizzato nei lobi frontali. A svelare il mistero della telepatia è l'equipe di Donald Stuss della State University of New York. I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver scoperto che le persone con danni ai lobi frontali hanno difficoltà a completare due attività richieste loro per capire cosa c'è nella mente degli altri. A questo scopo gli studiosi hanno confrontato la capacità di vedere in prospettiva e l'abilità nell'individuare le menzogne di 32 pazienti con danni in specifiche zone del cervello e di 14 persone sane. La visione in prospettiva, precisano su Brain, è l'abilità di supporre che cosa gli altri possono vedere. Nel primo caso, a fare uno più errori è stato il 42% del gruppo con lesioni al lobo frontale, contro il 15% delle persone con altri tipi di lesioni cerebrali e il 7% delle persone sane. Risultati simili anche nel secondo test. Cosa significa questo? A mano che la scienza progredisce nella ricerca, scopre che la stregoneria ha delle basi fisiologiche precise. Così se una persona intuiva le intenzioni di un'altra persona, non si trattava di un'ispirazione divina,
ma si trattava di una capacità espressa in quella situazione di cogliere i messaggi non verbali che venivano manifestati dall'altro, cogliere i messaggi non verbali e trasferirli alla coscienza, trasferirli alla decisione, trasferirli all'apparato del giudizio. Potremmo sintetizzare come la capacità dell'individuo di cogliere i segnali del mondo attorno a noi, una vera capacità che viene uccisa dal sistema educativo cristiano, che impone all'individuo di ignorare tutto quanto lo circonda per privilegiare la comunicazione verbale. Nel cristianesimo il pazzo di Nazareth è chiamato il verbo e logos, la parola, verbo come parola, non come azione. All'interno di un sistema sociale in cui viene negata la formazione della conoscenza che non sia di ordine verbale, diventa un atto di magia la capacità degli esseri umani di cogliere conoscenza laddove non c'è verbalizzazione. Quando gli uomini sono attenti ai segnali della comunicazione non verbale, significa che diventano attenti ai segnali che giungono loro dal mondo, non solo dalla società degli esseri umani. L'uso dell'attenzione per cogliere segnali non verbali porta gli individui ad interagire col mondo in cui vivono, e le ricerche etnologiche degli ultimi 30 anni hanno dimostrato che esiste un infinito mare di informazioni che l'uomo per millenni ha ignorato. Proviamo a comprendere il significato di questa frase. La visione in prospettiva, precisa su Brain, è l'abilità di supporre che cosa gli altri possono vedere. Cosa significa? Significa che io mi rappresento non solo la mia visione del mondo, ma la possibile visione del mondo che può avere il soggetto che mi sta davanti. Non sono più solo io che dico, ma io che dico in funzione della visione del mondo che chi ascolta quello che dico ha o può avere. Mi pongo il problema di essere capito e non pretendo di esserlo proiettando sull'altro quanto io affermo o immagino. Fare questa azione implica attenzione per quanto ci circonda ed è espressione di una capacità extrasensoriale che spesso viene ignorata, la capacità di un soggetto di interagire con la totalità del mondo e degli oggetti del mondo in cui vive. Il tatto prima e la vista poi hanno allontanato l'individuo dagli oggetti che entrano nella formazione della sua conoscenza. Pur tuttavia l'individuo ha costruito degli strumenti con cui continuare a mantenere la relazione empatica anche quando gli oggetti della conoscenza si allontanano e vengono percepiti mediante la vista. Non si tratta soltanto di, i ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver scoperto che le persone con danni ai lobi frontali hanno difficoltà a completare due attività richieste loro per capire cosa c'è nella mente degli altri. Lobi frontali come struttura fisica, connessioni neuronali costruite e funzionanti per, ma è quel funzionante per che determina le capacità di un individuo di individuare i messaggi emozionali provenienti durante l'ascolto dal suo interlocutore, interpretarli e inserirli nella formazione del proprio giudizio. Pertanto, se noi abbiamo la capacità di cogliere i segnali emozionali, i segnali non verbali che ci provengono da individui che ci stanno attorno, questa capacità si può allargare per afferrare tutti quei segnali emozionali che ci provengono dal mondo, che ci provengono da soggetti diversi dalla società, dal sistema sociale in cui viviamo, e che, o che ci provengono dai soggetti, specie diverse da quelle che noi siamo. C'è una comunicazione emotiva che passa attraverso l'empatia e che passa attraverso la nostra attenzione, la nostra capacità di cogliere i segnali del mondo, che rappresenta una delle più grandi capacità che siano sviluppate dalla stregoneria. Cioè la capacità dell'uomo, la capacità dell'individuo
di riuscire a capire, di riuscire a vivere, di riuscire a interagire con tutti i soggetti del mondo in cui vive, al di là della specie cui appartiene. Noi di questa capacità ne abbiamo avuto una serie di romanzi, sono state scritte molte leggende, no? Cioè l'uomo che capisce gli animali, l'uomo che sussurra i cavalli, l'uomo che sa capire le specie, che sa capire il corvo cosa vuole. E si parla delle leggende, del lupo, le leggende delle cornacchie, le leggende dell'orso, e si parlano di visioni magiche, no? Abbiamo favole e su favole di visioni magiche. Ebbene, tutte queste storie non sono altro che l'estremizzazione, non sono altro che un modo per raccontare all'interno della ragione la capacità empatica dei soggetti di interagire con tutti gli oggetti del mondo. E attenzione, questo discorso sulla telepatia che sto facendo in questo momento non è diverso dal discorso sulla morte che vi ho fatto oggi. Perché quando il leone assale la zebra giunge alla felicità, ma non è il leone che porta la felicità alla zebra, è la zebra che giunge alla felicità perché ha finito il ciclo. E allora, se noi riusciamo a capire che c'è una relazione empatica fra il leone che si mangia la zebra e la zebra che ha finito il proprio ciclo, non riusciamo a capire che nella natura non c'è crudeltà, ma c'è solo il piacere dell'esistere. La zebra, quando si mangia l'erba, non costruisce dolore all'erba, ma dà felicità all'erba, perché l'erba ha finito il ciclo. E tutte queste relazioni che avvengono, avvengono tutte per comunicazione empatica. Riuscire a capire ciò che vi ho detto oggi, di considerare la morte come felicità e pertanto cogliere tutte le cose felici della vita, vivere all'interno della felicità e vivere anche all'interno della comunicazione empatica fra i soggetti del mondo. Perché tanto più sarete felici, tanto più aprirete le comunicazioni col mondo. E questo che vi sto a dire, è una cosa che è stata, diciamo così, identificata a livello sperimentale in una delle ultime relazioni che ho messo insieme, cioè uno degli ultimi articoli che ho trovato, e sono in relazione a delle piante, a degli effetti degli allucinogeni. Vediamo un attimino se riesco a trovare l'articolo, dove diavolo l'ho messo. Beh, come al solito faccio sempre un grande casino. Eh sì, vediamo un attimo se riesco a trovare l'articolo e ve lo leggo anche pure. Vediamo dove l'ho ficcato, perché ormai ho decine e decine di contenitori di articoli e faccio fatica a seguire tutti. No, qui non c'è, vediamo un attimo se l'ho messo da un'altra parte. No, questo non c'è. E questo non c'è, accidenti, dove l'ho messo? L'avevo in mano 10 minuti fa, mentre ero di là a prepararmi, e adesso non lo trovo più. Vediamo un attimo se per caso... Ai ai ai, vediamo un attimo se riesco a trovarlo brevemente, ma se non lo trovo... Accidenti a me, dove l'ho messo? Niente, l'ho spostato in un contenitore, però probabilmente l'ho spostato nel contenitore sbagliato. Vediamo un attimo. No, l'ho spostato nel contenitore sbagliato. Vabbè, lo troverò in un altro momento e ve lo leggerò in un altro momento, magari all'interno di un'altra sequenza di trasmissioni. In pratica, cos'è che si è scoperto? Si è scoperto che i circuiti neuronali della felicità, che vengono toccati e vengono attivati dalla serotonina, e se vado a memoria, spero di non dire troppe sciocchezze, sono i più facilmente intaccabili dalle sostanze allucinogeni, cioè dal tipo LSD o sostanze del genere. Perché questo? Perché le sostanze allucinogeni aprono alle persone
mondi di percezione alterata. Ebbene, la felicità, in realtà la ricerca di felicità, vi apre proprio mondi diversi, un'ottica diversa sul mondo nel quale vivete. E le due cose sono assolutamente legate, e quello invece che mi sta scocciando è il fatto di non avere l'articolo sotto mano. Non è una cosa che mi piace molto, sinceramente. Comunque le due cose sono assolutamente legate. Ma se voi vivete uno stato di felicità, uno stato di ricerca di felicità, di fatto siete legati a tutti quegli oggetti del mondo che possono concorrere a quello stesso stato di felicità. E all'interno di questo create anche il legame empatico proprio con gli oggetti che vi circondano e con la vostra ricerca di felicità. E allora vivere la morte, vivere il concetto di morte come un momento di ricerca della felicità è l'elemento centrale, fondamentale per cambiare lo sguardo sulla vita e cambiare lo sguardo all'interno della società nella quale viviamo. Questo naturalmente lega ancora di più quelli che sono le relazioni empatiche fra il singolo individuo e la vita. Bene, allora, visto che oggi con le telefonate sono stato un po' brusco, 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole chiamare. Riprendendo questo discorso, io continuerò sempre a sviluppare il discorso sulla percezione extrasensoriale. Pronto? Ciao. Facendo a proposito della gestualità, della diciamo evitare di recepire la parola, cioè come tu hai detto prima, è la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale, no. Per esempio, quando che uno tiene una relazione, diciamo, parlata, no? Sì. Quando che ti chiudi, diciamo, i recettori dell'udito e quest'altro continua a parlare con quei gesti, cioè, la gestualità si aiuta, sì. Diciamo, come mai visto, ti sì. Avanti, prendo ho visto. Esempio. Ecco che ora si muove tutto insieme, credo capito. Sì. Si muove tutto insieme, non solo per esempio i bracci, ma anche gli occhi, anche esatto. Tu capito? E anche le, per esempio qui rappresentare certi imbonitori, credo capito, che con la parola ti inganna, per esempio se stai attento così, ti strappo diciamo, la parola e ti stai attento per non essere anche quello, se una. Sì, ma ci sono degli animali, sono dei gorilla che hanno imparato a parlare col linguaggio dei segni. Cioè, siccome non hanno le corde vocali, però non sono stupidi, no? Non sanno emettere i suoni, però col linguaggio dei segni sono riusciti a riescono a comunicare. Cioè il gorilla Coco credo che sia una cosa eccezionale da sto punto di vista, cioè il gorilla che si mette a piangere perché gli è morto il gatto, perché l'istruttrice gli ha detto che il gattino suo è morto, insomma. È una cosa eccezionale in sé, almeno lo è per chi non ha mai considerato gli animali come nella capacità di comunicare. Esatto. C'è anche per esempio, non so se ti ricordi, la leonessa Elsa, ancora che è stata poi la padrona, è un eufemismo, cioè padrona, sì, ho capito. Brutto termine comunque. Poi. È stata sbranata da questa. Ecco il concetto della morte che dicevi prima, no? È stata sbranata dall'essere che amava di più. Sì, ma. Cioè, là è una cosa molto profonda, è un significato molto profondo. Noi purtroppo abbiamo il concetto della morte che ci passa il monoteismo, esatto, che comunque ci passa esatto, tutta quella che era la filosofia tarda greca, diciamo esatto. Così, no? La morte come fine, come paura. Una cosa negativissima, esatto. Una cosa terribile, tremenda, come una punizione più. Cioè, sì, sei condannato a morte, scusami, preferisco essere condannato a morte che non farmi 35 anni di galera in 2 metri per 2 metri. Sinceramente, dopo, vabbè, questo poi si deve discuterne perché chiaramente dopo sì, c'è il sistema sociale, ci sono tutta una serie di cose perché a morte non si dovrebbe condannare nessuno perché a tutti deve essere lasciata una via d'uscita. Esatto, cioè come non si può condannare a morte non si dovrebbe nemmeno condannare all'ergastolo. Cioè, questo esatto, è sempre un'ulteriore è assoluta, no? È la pena assoluta che non può essere data a nessuno. L'ulteriore raffinatezza del monoteismo. Esatto. Questa,
Dopo si critica anche i sacrifici, si critica, c'è un sacco di libri, sacrifici umani, classici, no? Le arene, i gladiatori. Ma quella era una lotta. Sì, no, era anche forse era anche un modo per giustiziare, ma appartiene a quella società, no? Appartiene a quella società, però ma bisogna vivere in quella società, cioè bisogna essere dentro in quella società, in quel contesto. Sì, comunque non è proibendo i giochi che tu puoi eliminare questo, devi proibire eventualmente degli estremi dei giochi, no? Esatto. Anche sul ring del pugilato muoiono delle persone, sì, sono morte. Però vanno proibiti certi colpi, vanno proibiti certi comportamenti, cioè si deve mettere le regole, ma mettere le regole non significa abolire l'uomo, capisci? Si spara alto per poi ridimensionare la cosa, capisci? Tutto certo. Qua, insomma, poi ci sono tante altre cose, perché noi viviamo in un contesto, in un'epoca che appena succede qualcosa di su una puntura di spillo, no? Si scatena, cambiamo tutto. Sì, in effetti esistono anche dei comportamenti che sono estremi, indubbiamente. Sì, va bene. Ok. Ciao. Bene. E in effetti la comunicazione non verbale ci avvicina moltissimo agli animali, no? Cioè, è la verbalizzazione che ci allontana. E una delle cose più importanti e inverse è la scarsa attenzione che spesso poniamo alle parole che vengono dette e alle frasi che vengono pronunciate, no? Spesso ci distraiamo rispetto a quello che viene detto. E chi le dice, cioè chi usa le frasi, spesso dà per scontato che l'altro nella testa abbia la sua stessa testa, cioè le sue stesse cose, per cui non si cura di essere attento nell'uso delle parole. E questa è una deformazione proprio data dalla comunicazione non verbale, cioè a volte quando delle persone vivono spesso insieme sono abituate magari a scambiarsi messaggi, no? Non pongono quasi più attenzione alle parole o al senso delle parole, ma pongono più attenzione a ciò che emotivamente viene comunicato a loro attraverso quelle parole. E anche questo esistono tutta una serie di leggende. Non so se voi avete visto il Codice da Vinci, no? Molte cose erano nascoste perché le persone interpretavano simbolicamente ciò che invece era letterale. Cioè, mi ricordo la scena sull'aereo quando il protagonista trova il messaggio sotto la rosa e dice: sotto la rosa, usiamolo letteralmente, qui c'è una rosa, guardiamoci sotto. Cioè non era una questione di simbolismo, la rosa messa chissà dove, no, è proprio sotto la placchetta c'era il messaggio, cioè interpretare le cose letterale, no? E spesso noi proiettiamo sulle cose che ci vengono dette delle emozioni, delle sensazioni che spesso ci sfuggono, e così non capiamo l'altro cosa ci vuole comunicare, e là spesso, ciao Stefano, spesso sbagliamo. Ed è questa la comunicazione, diciamo così, non verbale, che si sovrappone alla condizione verbale e alla comunicazione verbale, e che ci sottrae l'attenzione, che ci sottrae l'attenzione dall'essere attenti alle parole che vengono dette. Ed è un altro problema che le persone devono affrontare, ma io non sto affrontando questa qualità di problemi, ne sto affrontando altri. Allora, torno a ripetere, brevemente e rapidissimamente, questa sera alle ore 21 ci troviamo in via Aureliana a Montegrotto Terme al bar In Boica, per chi vuol venire, per chi ne ha voglia, chiaramente chi viene viene, e faremo quattro chiacchiere su ciò che interessa le persone. Poi, subito così rapidamente, a Saonara. E qua vedrò che me lo lega perché io il posto non me lo ricordo a memoria. Allora, a Saonara, Villa Tora di Saonara,
in via Don Milani, subito fuori l'autostrada di per Padova, zona industriale. Alle ore 21 ci sarà Laura Rangoni, sabato ci sarà Laura Rangoni che vi presenterà il libro La magia dei Celti, e ci sarà Pier Favero Trevisan che vi presenterà il libro Reitia, la dea dei Veneti, una sua ricerca abbastanza profonda. Per cui appuntamento per il giorno 21, sabato alle ore 21 a Saunara. E infine vi ricordo il giorno pagano della memoria, per ricordare tutti gli eroi che ci hanno portato fuori dall'orrore cristiano e come l'orrore cristiano si è imposto sugli esseri umani. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì. Ciao.